passa attraverso alcune regole del gioco, che vi riprendo rapidamente. La prima, che da un certo punto di vista è non solo in ordine, ma è anche la più importante. Riconoscere che chi compra i nostri prodotti e servizi sono persone e non aziende. Quindi, persone messe al centro dell'interesse, di relazione tra un'azienda e l'altra. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi mi paga probabilmente sarà un'azienda, ma a chi devo vendere è sicuramente una persona. Io non vendo all'azienda, vendo a una persona che all'interno dell'azienda è uno degli attori capace di determinare scelte da parte dell'azienda. Seconda regola del gioco che cambia. Se partiamo dall'assunto di prima, ovvero noi dobbiamo andare a caccia e a relazionarci con persone, non ho fatto una premessa nel presentare ESG, noi lavoriamo molto sulla parte B2B, la maggior parte dei nostri clienti sono aziende che lavorano con altre aziende. Dico questo perché ha una forte valenza rispetto a quello che raccontiamo e che vedremo. Quindi se partiamo dal presupposto che noi non vendiamo un'azienda ma vendiamo una persona o ci rapportiamo con una persona, questo vuol dire che devo cambiare la prospettiva, ovvero io devo rendermi conto che il mio interlocutore ha un suo processo decisionale e io devo lavorare per avvicinarlo verso di noi. Cosa vuol dire questo? Schematizzandolo molto, i modelli servono sempre per chiarire, anche se non sono mai esaustivi, possiamo dire che nella relazione tra una persona e un'altra in ambito business abbiamo una prima fase in cui il nostro interlocutore è nella fase, diciamo, di consapevolezza, quindi è una persona che deve rendersi conto che ha di fronte un problema che dovrà risolvere o ha un'opportunità che potrebbe coglierle. Andando avanti, poi si passa in una fase, diciamo, di considerazione, cioè dove si comincia a fare valutazione di quelle che sono le alternative che sono state intercettate. Quindi abbiamo chiaro che c'è un problema che vogliamo risolvere, un'opportunità che vogliamo cogliere, abbiamo chiaro quali sono le alternative, cominciamo a valutare queste alternative, per arrivare poi a una fase di decisione dove si fanno delle scelte definitive. Perché è importante, se diciamo che dall'altra parte abbiamo persone in un'azienda, seguire questo ciclo? Perché vuol dire che una persona che è in una certa fase è assolutamente insensibile a informazioni o proposizioni che sono utilissime invece in un'altra fase. Se io sono ancora, non ho ancora chiaro che c'è un'opportunità o quant'altro, qualsiasi azione diretta che mi forza verso una decisione sarà assolutamente skippata, non considerata, ma perché dall'altra parte non c'è la maturità per. Allo stesso modo, e questo è un errore che capita quando si fa azione commerciale a volte, se ormai siamo arrivati in una fase di decisione e io ti riapro delle possibilità su altri temi, su altri punti di vista, in realtà non sono più in linea con quello che è il tuo processo decisionale, quindi rischio di portarti fuori strada e quindi di non fare avanzare neanche la trattativa. Terza regola del gioco: cosa succede e cosa deve succedere tra i team marketing e team sales? Qui sto usando il concetto di team, ripeto, in alcune aziende non abbiamo un team dedicato, ma abbiamo comunque funzioni di marketing e funzioni più commerciali. E il classico modello è appunto, esistono funzioni di marketing che si occupano di certe cose e funzioni che si occupano di vendite che fanno altre cose. Questo in tante aziende ha anche portato, tanto più il marketing strutturato, a una sorta di contrapposizione, ovvero il marketing si occupa della parte, diciamo, più evocativa, alta, di branding o di organizzazione di eventi e quant'altro, ma non entra poi tanto nel merito del processo commerciale. E il commerciale, anzi, spesso il marketing in quei contesti, lamenta che il commerciale non mette a terra, non usa gli strumenti che il marketing ha sviluppato. Tra questo anche la partecipazione a una fiera, per dire, o un articolo pubblicato su un giornale. Dal punto di vista commerciale, spesso si sente una contrapposizione che nasce dal ma il marketing non fa cose che sono utili per me, perché. Perfetto, allora, il nuovo modello vede assolutamente sciogliere questa barriera, il che vuol dire che il mestiere del marketing deve spostarsi, e qui stiamo parlando di marketing operativo, non del tema del posizionamento dell'azienda sul mercato, che è altro aspetto, ma è il mestiere del marketing deve partire dalla identificazione di sconosciuti, di persone che potrebbero essere interessanti, e portare queste persone sempre più vicino a quello che è il mondo della vendita. Allo stesso modo, chi si occupa di vendita deve risalire,
per occuparsi anche di attività che possono servire per generare nuovi contatti. Quindi marketing e sales diventano qualcosa di sicuramente più integrato e anche più sfumato da un certo punto di vista, ma non deve essere sfumato in termini di confusione, deve essere integrato in termini di processo, esattamente quello su cui ragioneremo. Quarta regola del gioco che cambia è il ruolo della tecnologia. Ruolo della tecnologia che oggi permette di tracciare comportamenti di singole persone, rendere facilmente accessibili informazioni e anche rendere automatiche tutta una serie di attività. Cosa intendo dire con tracciare comportamenti di singole persone? Poi vedremo dei casi. Non stiamo parlando di profilazione dei gusti delle persone e quant'altro. Qui stiamo parlando di informazione molto più basilare, ma è tracciare comportamenti delle persone nella relazione che noi stiamo instaurando con queste persone, quindi quali sono i comportamenti che ci raccontano come sta andando la nostra relazione. E il rendere facilmente accessibile le informazioni e automatizzare le attività hanno a che fare col fatto che molto spesso in realtà non abbiamo tempo per fare tutte le cose che vorremmo fare. L'esempio classico che noi facciamo è quando si andava o si tornerà ad andare in fiera o a un evento o anche partecipare a un webinar. Incontriamo molte persone, magari raccogliamo molti biglietti da visita, ma in realtà poi non abbiamo il tempo di accudire tutti questi contatti come sarebbe opportuno, perché partiremo da quelli che sono in quel momento ci sembrano i più interessanti e gli altri via via li perderemo. E non verranno neanche consolidate come informazioni all'interno delle aziende, cioè se noi andiamo in un'azienda e gli chiediamo ma alla fiera Düsseldorf dell'anno scorso che avete incontrato, molto spesso è un'informazione che è andata praticamente persa, se non dentro un cassetto con un sacco di biglietti da visita. Allora, il tema della tecnologia è particolarmente importante perché oggi sta diventando uno, paradossalmente, è un elemento che impatta in maniera negativa quello che stiamo concependo come marketing. Cosa vuol dire? Vuol dire che spesso le aziende, vediamo, che fanno attività su internet, hanno un sito, magari sono anche presenti se lo reputano opportuno per la loro attività o per un settore sull'attività su social di varia natura, magari fanno anche campagne a pagamento, magari mandano email, sicuramente partecipavano a eventi, fiere e quant'altro, magari hanno anche una cosa che chiamano CRM, ma che molto spesso non è altro che una grafica. Quindi le aziende spesso fanno tante cose, ma le fanno in maniera assolutamente scollegata, cioè non esiste nulla che leghi tutti questi elementi, il che vuol dire che, ad esempio, il nostro database contatti è qualcosa che spesso, se io vado in un'azienda e dico, bene, qual è il vostro database contatti? Mi sento dire che nell'IRP o nell'anagrafico o nel gestionale abbiamo le aziende, ma non abbiamo delle persone, quindi sono soggetti assolutamente neutri rispetto al ragionamento che facevamo prima, e abbiamo magari dei fogli di Excel, magari abbiamo delle mail delle persone registrate delle informazioni, ma nulla di tutto questo è collegato. Il gioco è proprio questo, cioè lavorare, sfruttare il digitale con una logica da ecosistema digitale dove i pezzi si scambiano informazioni, il che vuol dire che il database contatti deve diventare il luogo dove io capisco quali sono davvero le interazioni che abbiamo avuto tra i diversi canali, dove nel momento in cui ho una persona che partecipa anche a un evento offline, piuttosto che avere consultato il mio sito, questo per me diventa un'informazione che mi permette di capire qual è il livello di relazione. Dopo approfondiremo esattamente questi aspetti. Quindi la frammentazione dei canali e degli strumenti è qualcosa che non sta sicuramente aiutando le aziende a essere efficaci, a sfruttare la componente digitale.